L'inchiesta. Questa sera il quesito è: droga, continua l'emergenza? Ospite nei nostri studi il dottor Pietro Fundone, responsabile del CERT di Melfi, e Raffaella Biceglia, direttore del giornale di Melfi, che già dalle prossime settimane tornerà in una veste grafica rinnovata. Dottor Fundone, parafrasando il nostro tema, continua l'emergenza droga nell'area nord di Basilicata? Certo che continua, si è modificata sostanzialmente. Possiamo dire di aver avuto tre fasi del fenomeno droga. C'è stata una prima fase in cui praticamente c'era il terrore verso chi utilizzava le sostanze stupefacenti, non conoscendo assolutamente né il problema e né tantomeno sapendo come affrontarlo questo problema. Poi c'è stata una seconda fase in cui si è cercato di contenere le azioni criminose di questi soggetti, cercando di legarli o ai servizi pubblici o ai servizi privati, le comunità terapeutiche. Però questa seconda fase ha avuto anche come limite quello di una eccessiva tolleranza, che ha determinato sicuramente un cambiamento, un aumento dell'uso e un cambiamento anche nell'uso stesso. Si sono introdotte le nuove droghe e poi alla fine c'è una fase, questa qua che stiamo vivendo adesso, dove c'è un approccio al problema, riconoscendolo come malattia e riconoscendo quindi un trattamento individualizzato. Quindi l'emergenza continua anche se si è modificata. Direttore, gli organi di informazione quale ruolo possono svolgere in questo contesto? Ma gli organi di informazione, oltre che in questo contesto, sono la macchina portante, insomma, per informare su quello che accade, sulle novità e su tutti i rapporti che si instaurano tra istituzioni, società, che sono le cose, diciamo, più importanti. Sicuramente la stampa deve essere libera da pregiudizi e poter parlare comunque sotto tutti i punti di vista, sotto tutti gli aspetti. In questa nostra puntata hai curato le interviste ai ragazzi nelle scuole. Che gioventù hai trovato, tra virgolette, gioventù? Beh, ho trovato, devo dire, innanzitutto entusiasmo a parlarne, mentre sono convinta che qualche anno fa forse un po' di ritrosie ci sarebbero state. Così come diceva il dottor Fundone, è cambiata la maniera di affrontare il problema. Molte persone vengono allo scoperto, ne parlano apertamente. Proprio stamattina, incontrando dei ragazzi nei vari istituti, erano molto, a parte addentrati nella materia, ma non soltanto a titolo di conoscenza, così tra amici, di notizie che si scambiano, ma anche dal punto di vista scientifico, insomma, sono stati molto, molto diretti nelle risposte. Dottor Fundone, la droga e i giovani, perché non si parla mai di adulti in questa piaga sociale? Il problema è che la droga fornisce le risposte adatte, specialmente in una fase critica, qual è la fase adolescenziale, in cui si passa da uno stato di subordine ai genitori a uno stato di indipendenza. E chiaramente si vivono condizioni di sofferenza, di conflitto. La droga funziona molto bene perché allevia i dolori psicologici e i dolori fisici. La droga fa alleviare anche i lutti, e anche gli abbandoni. La droga è una medicina adatta ai ragazzi, la gradiscono, trovano delle grosse soddisfazioni nell'uso. Il problema è che la droga crea forme di dipendenza e le crea da subito, la droga, l'eroina principalmente, ma comunque un po' tutte le varie droghe. E il problema è che i ragazzi la prendono con estrema superficialità, ma anche gli adulti utilizzano una sostanza d'abuso, è l'alcol, di cui solitamente non si parla, ma l'alcol è una droga per gli adulti. Ci impegneremo nelle prossime nostre puntate di trattare anche questo
argomento. Dottor Puntone, questa sigla, il SERT, che cosa significa? Significa servizio per le tossicodipendenze, intesa come nel senso più largo del termine, quindi praticamente le dipendenze da sostanze di abuso, quindi le varie sostanze definite droghe, l'alcol, ma anche tutte quelle sostanze che vengono abusate, anche se sono dei farmaci veri e propri, vengono abusate un po' perché vengono autogestite, altre volte perché vengono gestite malamente dai medici che prescrivono. Parlo delle benzodiazepine e quindi tutta quella famiglia di farmaci che poi dopo, specie se associati con un uso anche se modesto di alcol, creano grossi problemi di dipendenza. Quindi rispetto a tutte queste forme di dipendenza il servizio ha una sua competenza. Il servizio viene garantito dall'ASL numero 1 e noi abbiamo ascoltato il direttore generale dell'ASL numero 1 di Venosa, il dottor Giancarlo Vainieri. La presenza del direttore generale dell'ASL numero 1 Giancarlo Vainieri sta a significare che l'associazionismo è un tassello importante per una struttura pubblica, ma soprattutto per un segno di civiltà. Ma l'azienda sanitaria è sempre più azienda sociale, è azienda che si occupa di sviluppare le condizioni per creare una salute sempre più intensa, sempre più viva nei cittadini, e deve essere sempre molto più attenta alle realtà sociali. Questa intesa con Mano Amica è una intesa che ha prodotto delle iniziative molto interessanti in direzione appunto di progetti legati alla realtà e alla condizione del tossicodipendente, ma un progetto che ha un respiro molto più ampio, un respiro che contiene momenti di formazione di operatori sociali, che contiene iniziative di alto livello, di spessore di natura sociale, ma anche di spessore di civiltà. L'azienda ha un patto con Mano Amica che ha ben sviluppato e che produrrà sicuramente una forte innovazione, una intesa molto valida nel rapporto tra servizio sanitario e servizio sociale. Noi serviamo le persone e quindi non solo nell'occasione dell'insorgenza della malattia, serviamo le persone anche quando il bisogno è emergente, per cui la nostra azienda insieme ad altri soggetti può fare e può realizzare grandi cose in questo campo. È arduo sostenere che dove non arriva la struttura pubblica arriva l'associazionismo, come un'associazione appunto come Mano Amica? Ma i piani di salute ormai sono delle realtà in cui devono operare insieme i soggetti pubblici e le associazioni. Il mondo delle associazioni è un mondo di una ricchezza e di una portata vasta. Noi non possiamo che essere alleati di questa realtà. E quindi la battaglia per la salute non può essere esclusiva e non può essere appannaggio solo delle strutture sanitarie. È una battaglia che deve coinvolgere gli enti locali, deve coinvolgere il terzo settore, deve coinvolgere tutte quelle risorse, quella capitalizzazione sociale che da sola può essere utile per creare nuove condizioni di salute. Se noi facciamo delle intese, dei progetti di questo tipo, abbiamo buona possibilità di avere successo in questa battaglia per conquistare nuovi traguardi di salute. Se noi invece lavorassimo da soli, credo che faremmo soltanto un intervento riparativo quando insorge la malattia, e di questo non c'è bisogno. Il problema della tossicodipendenza nel territorio della vostra ASL come si estende? Ma è un problema serio, è un problema che ha radici, è un problema che va approcciato con un intervento multiforme.
che contenga sia interventi di natura psicologica, interventi di sostegno alle famiglie, interventi che possano mettere chi incontra questa problematica nelle condizioni di fare un percorso di natura sanitaria, ma anche di fare un percorso di recupero verso prospettive di vita al pari di tutti gli altri soggetti. È un fenomeno che noi stiamo approcciando con serietà. Il nostro servizio, il SERT, è un servizio all'avanguardia nell'ambito regionale, è un servizio che intesse rapporti con le scuole, che fa progetti di natura sociale molto importanti, è un servizio che sta producendo, credo, delle risposte serie, in cui noi abbiamo incontrato diversi soggetti, abbiamo incontrato diverse persone, e credo che è un servizio all'avanguardia. Non si può rimanere passivi di fronte a simili drammi. Hanno pensato proprio a questo nel 96 i soci fondatori di Mano Amica, associazione di volontariato contro le tossicodipendenze. Sulle spalle la propria esperienza di genitori, fratelli, sorelle e amici, ognuno con la propria esperienza diretta o indiretta, il proprio dramma da raccontare e con la voglia di riscatto. Messo giù lo statuto, i soci fondatori, Francesco Traficante, Angelo Bochicchio, Giulia Giura Trabocchetti, Lucia Pasquariello, Rosalba Traficante, Maria Lucia Bochicchio, hanno presentato richiesta di iscrizione nel registro regionale del volontariato e di seguito iniziato il lavoro in silenzio. Negli obiettivi, informare e sostenere le famiglie alle prese con la terribile spirale della tossicodipendenza, ma anche l'attività in strada realizzata con il difficile approccio con i giovani a rischio. Vogliamo essere i veicoli attraverso i quali raggiungere i servizi che sul territorio sono deputati ai percorsi di recupero, ha sempre sostenuto il presidente Francesco Traficante. Un'opera di pazienza spesso contrassegnata da sconfitte che hanno portato i soci fondatori a una fase di stanca. Nel 99 poi l'integrazione di altri soci, Michele Di Palma, Mauro Nardozza, Enza Traficante, Mauro Carrieri, Lucia Ciano, Sonia Nigro, Pietro Di Lucchio, Vitina Grosso, Rosanna Spiridione, Angela Marmora, Caterina Giansanti Spiridione. Gli obiettivi si ampliano. Nelle intenzioni, occuparsi più in generale di disagio, droga, AIDS, alcol, emarginazione, nuove devianze come i famigerati videopoker o anche la difficoltà di comunicazione che porta sempre più spesso alla depressione e al suicidio addirittura. Per prepararsi, i soci di Mano Amica hanno frequentato con il contributo dell'ASL numero 1 un corso di operatori sociali di base e anche lezioni informative sull'AIDS. Viene poi attivato il centro di ascolto telefonico, supportato anche da segreteria telefonica. Si partecipa al progetto Community Program sull'AIDS, che vede impegnati i soci nelle piazze durante la giornata mondiale sull'AIDS e a breve come volontariato sociale con le famiglie e i soggetti con HIV. Ma l'attività di volontariato è supportata anche dall'opera di informazione e prevenzione attraverso la sponsorizzazione di squadre giovanili partecipanti a tornei di calcio a 5 e pallavolo, l'organizzazione della tombolata della solidarietà, giunta quest'anno alla 5ª edizione e che ha visto Mano Amica impegnata prima con l'Avis e poi con due gruppi giovanili di Rio Nero, il GAM, il gruppo Animatori Misericordiosi e il centro giovanile Pier Giorgio Frassati. Ed ancora, la partecipazione a performance di scuole di ballo e concerti di musica, l'allestimento di stand durante le giornate nazionali ecologiche o per la promozione dei prodotti realizzati dai giovani durante i percorsi riabilitativi della comunità terapeutica L'Aquilone di Potenza. Prossimi appuntamenti, un incontro con Don Marcello Cozzi, presidente del CESTRIM, rappresentante lucano di Libera, associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, impegnato fortemente contro l'usura. A Don Marcello, Mano Amica consegnerà la somma di 250 euro. Infine, in programma un ciclo di incontri su temi specifici da proporre nelle scuole medie e superiori di Rio Nero in Vulture.